Una medaglia d'oro al merito della sanità pubblica è stata conferita questa mattina sul Monese Carlo Di Ruscio, maresciallo dei NAS in congedo. A consegnarla nella sua abitazione di via Gino Giordani è stato il comandante dei NAS di Pescara, Domenico Candelli. Fra aneddoti e ricordi, il maggiore ha consegnato l'onorificenza a colui che è stato ribattezzato il gigante buono dell'arma dei carabinieri, i carabinieri del NAS. Un segno concreto che premia una carriera irreprensibile e pulita, senza nessuna sbavatura, che ha permesso a Di Ruscio di guadagnare l'ambita medaglia, istituita il 25 ottobre 1946, concessa per aver reso con cospicue elargizioni o con prestazioni segnalati servizi nel settore della sanità pubblica in circostanze diverse da quelle previste per i benemeriti della salute pubblica. Candelli ha consegnato prima la medaglia a Di Ruscio e poi ha lasciato un omaggio anche alla mamma Concetta. Senza mai creare, no, danni d'immagine, perché sei stato sempre colui che ha servito, no, con un credo di fedeltà e di onestà intellettuale ma anche professionale, che mi ha dato la possibilità, insomma, di ricordare tutti i momenti di vita nell'arma, tutti. E quanto ha sottolineato Candelli prima di consegnare l'onorificenza all'emozionato maresciallo. La soddisfazione è tantissima, non me l'aspettavo questo riconoscimento, mi arriva dopo un anno che sono in congedo. E mi è stato portato questa mattina dal comandante dei NAS di Pescara qui a casa, quindi mi ha fatto anche una sorpresa proprio molto molto gradita quanto inaspettata. Ha un significato enorme, ha un valore enorme, perché come ha tenuto a precisare lo stesso maggiore è una medaglia che non è che viene data a chiunque, ma solo per meriti della sanità pubblica. E lui ha precisato che la mia è stata una carriera pulita, senza ombre, senza... È stata una carriera molto fluida, fatta di impegno, di sacrificio. Mi sono dedicato all'arma con molta passione. Io ho fortemente creduto nel mio lavoro. È un lavoro che, dico sinceramente, mi manca tantissimo. Mi manca molto, ho tanta nostalgia dell'arma dei carabinieri nella quale ho creduto e che ringrazio profondamente oggi per avermi dato tutto. L'arma dei carabinieri mi ha dato tutto. E quindi questo riconoscimento mi riempie di gioia. Vuol dire che ho saputo fare qualcosa di buono, forse ho seminato bene e oggi ho raccolto questi frutti. Il maresciallo ha prestato servizio per 31 anni all'Arma dei Carabinieri, di cui 24 nel NAS, che è diventata la sua grande famiglia. Anche i suoi colleghi, ormai ex, sentono la mancanza del gigante buono. Non si può dire infatti che la sua presenza passi inosservata. A Carlo Di Ruscio vanno le nostre più sentite congratulazioni.